L'ennesimo sciame sismico ai Campi Flegrei prosegue il trend dell'intensificazione dell'attività nel sottosuolo del supervulcano. Lieve l'entità delle scosse, la più forte all'1.23 ha raggiunto la magnitudo di 2.4 e la scala Richter. Altre, più deboli ma meno profonde, sono state avvertite direttamente dalla popolazione, soprattutto nell'area di Pozzuoli, con il comune che aveva comunque prontamente allertato i cittadini. L'attività sismica, che in un episodio ad aprile ha toccato il valore di 3.9 della scala Richter, si è accompagnata nel corso del mese ad un incremento del bradisismo dei Campi Flegrei. Lo scorso mese, infatti, il suolo in corrispondenza del rione terra di Pozzuoli si è sollevato di circa 2,5 cm rispetto al centimetro dei mesi precedenti, che costituisce la soglia della norma di questo fenomeno. A snocciolare i dati, intervistata da Fanpage, è Francesca Bianco, sismologa e vulcanologa, direttrice del Dipartimento Vulcani dell'INGV. Questo incremento significativo è da tenere sotto osservazione, ha commentato, aggiungendo: ma ad oggi non abbiamo elementi che suggeriscano un'eruzione imminente. Eventi simili, poi rientrati, si erano verificati anche il 2005 e siamo ancora lontani dai livelli del periodo 1982 e 84, quando il suolo si sollevò di 1,8 metri. Nonostante la dimensione del fenomeno, la Bianco tranquillizza anche sul fronte dei terremoti. Spiega infatti che a causare danni agli edifici sono tendenzialmente i terremoti di magnitudo 6 o superiore. Ai Campi Flegrei siamo in un'area vulcanica, ha detto, dove non sono presenti grosse faglie che possono generare terremoti di quel livello. È ragionevole pensare che non sia probabile avere eventi del genere, ma la magnitudo non si può prevedere.